Quindi questa cos'era? The Wombats era con 1996, ma ora andiamo un po' più indietro nel tempo con Gabriele, che ci riporterà di nuovo al tempo dei dinosauri, come se, come se non ce l'aspettassimo. Sì, dai, l'altra volta abbiamo parlato di mammut. Ah, ok, quindi era molto più recente. E comunque non parliamo esattamente di dinosauri. No, parliamo di leggermente dopo, perché parliamo dell'asteroide che li ha sterminati. Di leggermente alla fine, quando sono morti tipo tutti. Che bello. In realtà non è del tutto vero, ma adesso svisceriamo l'argomento con calma. Ok, allora, ma di cosa parliamo? Cioè, parliamo dell'asteroide oppure parliamo... Allora, parliamo del limite KT. Voi sapete cos'è? Chiaro. Cioè, credo che sia qualcosa legato alla termodinamica. KT? Ah sì, la costante di Boltzmann e la temperatura, chiaro. Sì, abbiamo ragione. No, è semplicemente un limite di tempo, nel senso che stiamo passando dal Cretacico al Paleogene. Questo me lo sentivo. La fine del Cretaceo è famosa per un motivo che abbiamo appena citato. Che sono morti i dinosauri. Esattamente, noi sappiamo che finisce quanti milioni di anni fa? 65? Giusto, 65,5 più o meno 0,5. Vabbè, come si dice, a praticare col dinosaurante inizia a dinosaurare. Esatto, e la causa del decesso di tutti i dinosauri, circa, se non sbaglio, il 70%, non solo i dinosauri ovviamente, il 70% delle specie viventi sulla Terra, infatti stiamo parlando di un'estinzione di massa, è, ditemelo, la causa di morte... La causa di morte? Sì, dell'estinzione di del 70%. Il freddo generato dalle nubi. Tipo, sì, che è una conseguenza Cioè, l'asteroide, si può dire l'asteroide? Sì, il meteorite che ha colpito la Terra, voi sapete dove, caso? Nello Yucatan, che è tipo il Golfo del Messico. Ha voluto andare in Messico e tra l'altro è tipo quel cratere grosso quanto tutto la Yucatan. Sì, esatto, no, perché ha anche un nome abbastanza inquietante, tipo il nome di una divinità... Non lo so, in realtà non lo so dove viene il nome, però Quetzalcoatl. No, si chiama, il cratere si chiama Chicxulub, è stato appunto generato, è spaventosamente grande, è generato da un meteorite, voi sapete quanto grande? Sicuro qualche centinaio di metri. No, sì, di più, pensavo dicessi chilometri. Un chilometro? No, se non sbaglio si parla di una decina di chilometri. Però non qualcosa solo? Che vorrei vedermi arrivare sul cranio. Un corpo celeste dimensioni notevoli. Ma quindi, cioè, in realtà non è una cosa che un sacco di gente sa, che è il fatto che è proprio stato trovato il cratere dell'impatto del meteorite. Sì, allora diciamo che esiste un cratere spaventosamente grande in prossimità di quella che adesso è la penisola dello Yucatan, che probabilmente risale a quel periodo lì e che, viste le dimensioni, probabilmente è quello. Sì, stiamo parlando di probabilità. Cioè, insomma, ma quando è che è stato scoperto? Perché, cioè, mi ricordo che si diceva sempre recenti, ci sono tante ipotesi per la scomparsa dei dinosauri, no, vulcani, restano asteroidi. Valide e probabilmente il meteorite non è l'unica causa, però adesso stiamo generalizzando e il cratere comunque è stato scoperto in tempi recenti, adesso non so dirti esattamente, anche perché la notizia di oggi è un'altra, la notizia di settimana scorsa, qualche giorno fa, per cui hanno trovato un sito dove sembrerebbe esserci l'evidenza diretta delle conseguenze di ciò che è avvenuto nelle prime ore dopo l'impatto di questo... Addirittura le ore? Esatto, stiamo parlando di ore, che è una cosa estremamente rara, cioè, in geologia. Avevano milioni di anni, cioè in geologia io già mi immagino i geologi che dicono: ma sì, milione di anni più o meno. Bravissimo, sì, si possono comprimere 10 milioni di anni in 10 centimetri, ma qui stiamo parlando di un deposito in cui vengono registrate... Viene registrata la deposizione di sedimenti in termini di ore proprio. Altro che GPS. Molto più preciso del GPS. Esiste l'evidenza che questo sia un deposito che si è formato poche ore dopo l'impatto. Comunque adesso faremo un giochino, come vi ho anticipato. Giochiamo al piccolo geologo curioso. Preferite fare io non sono troppo d'accordo, perché tipo adesso io vi descriverò le cose di geologia che so sono tipo... Infatti. Ma è facilissimo. Zero. Le rocce. Vi descriverò la successione stratigrafica. So che si chiamano rocce. Esatto. Va bene, useremo dei termini molto semplici. Va bene. Vi descriverò la successione stratigrafica di questo sito e voi mi spiegherete cosa cos'è è accaduto. La successione stratigrafica? Non prima lo so, di tutto. Io sentivo solo CNAM che diceva stratificazione. Esatto, stiamo parlando della successione, cioè il vicendarsi, diciamo così, degli strati. Ok, fin lì potevamo arrivarci effettivamente. Vabbè, fin qua chiaro, va benissimo. Potevamo anche fare. Va bene.
Facilissimo, è che Stefano si è fatto spaventare dalle paroloni. Comunque, intanto contestualizziamo. Siamo nella formazione di Hell's Creek, che si sviluppa tra il Nord e il South Dakota, che in una posizione abbastanza centrale degli Stati Uniti, e come voi ben sapete è a circa 3000 chilometri dalla penisola dello Yucatan, quindi siamo ben lontani da dove è caduto. Lo ben so, sì, chiaramente. Dicevamo, a successione stratigrafica, allora abbiamo, diciamo, quattro strati, no? Ok. Lo strato più profondo, che quindi rispetto agli altri, che età avrà? Se sta sotto... Sta sotto, sarà, cioè, più vecchio. Esattamente. Ah, ok, pensavo questo. Volevi la data. Okay. Più vecchio, ma stiamo parlando comunque di ore, in questo caso specifico. Ok. Comunque, lo strato più profondo è uno strato tipico di depositi fluviali, vuol dire che lì... Okay. C'era della sabbia che si deposita solo ed esclusivamente in un contesto continentale, quindi siamo sulla terraferma, okay, dove scorre un fiume. Subito successivo, al di sopra di questo strato, però vi sto dicendo io che cosa è successo, vabbè dai, quella del fiume, adesso poi mi direte. Non ho ancora capito il test qual è, però... Infatti, okay, perché mi sto rispondendo... Io ho risposto che era più vecchio, sotto più vecchio, quindi ho già un subito punto. Subito al di sopra di questo livello adesso non vi dirò perché, c'è uno strato dove il flusso, no, sì, di questo fiume sembra che si inverta. Abbiamo resti di pesci d'acqua dolce, frammenti di vegetali. Flusso che si inverte. Esatto, tronchetti. Abbiamo anche resti di animali marini, tipo denti di squalo, pezzi di pesci marini, eccetera, eccetera. Il perché me lo direte voi, me lo direte dopo, perché adesso vi dirò un'altra cosa. Al di sopra di questo strato abbiamo il terzo strato, che praticamente è costituito... sostanzialmente da diciamo così, è arricchito da elementi un po' particolari, okay, molto ricco in metalli pesanti, in particolare della famiglia del platico, con specifico riferimento per l'iridio. Adesso voi vedo una lampadina. Mi ricordo che solo l'iridio, l'iridio cilindretto di famoso platino iridio del Se non vi ricordate, riascoltatevi la prima puntata. Uno, esatto. E al di sopra di questo terzo strato abbiamo un quarto strato, evidentemente, che però è costituito sostanzialmente da resti vegetali, felci, nulla più, insomma, pianticole che crescono. C'è sempre anche la felce. Tu ti ricordi? Negli strati, cose vecchie. Io nemmeno me lo ricordavo. Quindi ma sono... sì, dai, che ti fanno vedere la pietra con dentro la felce rimasta fossilizzata. C'è sempre. Sì, la felce è tipo la barba bietola. Sì, ma c'è anche adesso. E la classe borghese in ascesa. Tutto boschi planiziali sono ricchi di felce. Vabbè. Perfetto. Comunque abbiamo questi quattro strati. Ok. Adesso mi direte cosa è successo. Passiamo da un contesto di fiume. Ok. Secondo strato abbiamo detto che la corrente inversione si inverte, succede un casino. E compaiono animali marini sostanzialmente. Abbiamo roba marina mischiata, pesci, pezzi di legno, eccetera, eccetera. Terzo strato abbiamo questo livello costituito, arricchito in metalli pesanti, in particolare l'iridio. E il quarto livello abbiamo felci e niente più. Allora, vai. C'ho un'ipotesi. Secondo livello, esatto, quello incasinato. Cioè, tipo, prima arriva uno tsunami. Ok, che lascia che inverte, lo strato, esatto, che tipo inverte il corso del fiume, poi tipo arriva allo strato di roccia, oppure una pioggia di roccia o qualcosa. Esatto, la pioggia di elementi che si genera conseguenzialmente all'impatto del meteorite. E poi stiamo parlando tipo... di quel livello arricchito in metalli pesanti, in particolare l'iridio, chiaro, perché voi sapete che l'iridio è un elemento molto ricco di l'iridio è presente sulla terra, essenzialmente arriva la scienza su Breaking Lab. L'iridio, no, io aspettavo una risposta da voi. Arriva da l'iridio che abbiamo la maggior parte, dai meteoriti. Esatto, dai corpi celesti. Ah, davvero? Che sì, che bello. Dai, che impattano sulla qualcosa che sappiamo. E appunto questo terzo livello ricchissimo in iridio sta a significare che Stefano quello era un meteorite. Cioè, che erano pezzi di meteorite. Siete depositati in seguito all'impatto di questo grosso meteorite. Okay. Che ha colpito la superficie terrestre, eccetera, eccetera. Ha generato delle nubi. Pilli, nubi, esatto. Okay. E ha mandato in giro tutto il suo iridio. E il terzo livello, cosa succede? Quarto. Sì, il quarto livello. Okay. La mia ipotesi è che tipo devasta tutto e quindi poi crescono solo felci e scarafaggi. Tipo. Esattamente. Ah, okay. Crescono scarafaggi al terreno, chiaramente. Sì, non lo sapevi, funziona la biogenesi. Così. Ah, ecco. Vabbè, dai, siete stati abbastanza bravi. Siete. No? Giulio siete ha fatto tutto, deciso da dire, e la cosa è sospetta. Chiederò ricorso a questa cosa. Perché esatto. Dovrei fare il criminologo.
No, allora la cosa interessante è appunto che in questo sito si sono registrati e si è registrata questa successione, che è qualcosa di del tutto anomalo in geologia, perché stiamo parlando di una successione che si è depositata in poche ore. Se vogliamo, la cosa forse... No, aspetta, cioè le felci hanno iniziato a crescere dopo poche ore? No, stiamo parlando dei livelli in cui è avvenuta la catastrofe. Ok, mi ero perso. Quello dei pesci morti e quello di Iridio. Se vogliamo, appunto, la cosa interessante è che all'interno del livello incasinato, dove abbiamo animali marini ed acqua dolce mischiati, abbiamo una serie di fossili incredibilmente ben conservati, di pesci per lo più, che significa che appunto i decompositori non hanno avuto il tempo di agire, di conseguenza significa che questi fossili sono stati, come possiamo ben immaginare, sepolti in tempo rapidissimo. Ma la cosa curiosa è che nella bocca e nelle branchie di questi pesci, così come anche in alcuni frammenti di ambra conservati, sono state trovate delle sferuline. Sferuline? Esatto, letteralmente delle sferette, delle microsferette, che in termini tecnici si chiamano tectiti, e che sono delle sferuline che appunto si formano quando il fuso che genera l'impatto di un corpo celeste sulla superficie terrestre si solidifica, e quindi poi si registrano nel sedimento, si depositano insieme ai sedimenti e li restano, finché poi un paleontologo curioso non le trova e dice: oh, queste sono tectiti, e significa che è appena caduto un meteorite. La cosa curiosa appunto è che queste... Cioè, quindi vanno in giro, cercano: ah, ho trovato, è caduto qua un meteorite. Speriamo che nella nostra vita non avremo mai tectiti addosso. Esattamente, esatto. No, perché la cosa interessante forse è che queste tectiti probabilmente hanno avvelenato questi animali prima ancora che potessero morire per altri motivi, no? Per lo tsunami piuttosto che per un terremoto. Proprio perché in un modo o nell'altro se ne dovevano andare, purtroppo. Esattamente, no, questo ci fa capire l'importanza, la catastroficità dell'evento. Mi aggomito la melò, quelle cose lì. E niente, questo è quanto. Ah, ok. Questa notizia? Bella, sì, bello. Cioè, quando c'è devastazione sono sempre peggio. No, una cosa che devo dire, perché è importante che poi la gente non pensi male del meteorite, non è che tutti i dinosauri sono morti nell'istante in cui il meteorite è caduto. È vero che in questo deposito, che si chiama deposito di Tanis, scusate se non l'abbiamo detto subito, hanno trovato un ileo di ceratopside. Voi sapete cos'è un ileo? È un osso. Sì, indubbiamente. Ma quante cazzo te ne sai? È un osso del bacino, diciamo. Ah, così. Ok, quello non lo sapevo. E che in realtà probabilmente questo animale non è morto nel momento dell'impatto, era una carcassa che si è trovata lì perché era già disarticolato, vabbè, insomma, eccetera, eccetera. Segmentari dei paleontologi. Comunque, no, questo per dirvi che non tutti i dinosauri si sono effettivamente... Cioè, sono morti esattamente nel momento in cui il meteorite è caduto, perché questo non è possibile, soprattutto se poi pensiamo ad una scala globale. Diciamo che la caduta del meteorite ha innescato diversi meccanismi che poi sono andati a modificare il clima e di conseguenza gli ecosistemi, e quindi gli animali non più adatti a ecosistemi disastrati sono deceduti, e appunto si è estinto circa il 70% a livello globale delle specie il mondo. Quindi il messaggio di oggi è: cercate di adattarvi al clima, che così almeno sopravviviamo. E soprattutto evitate i meteoriti quando potete. No, scusate se sono logorroico, però mi hai dato uno spunto interessante, perché adattarsi al clima non è affatto una cosa semplice, nel senso che se c'è un cambiamento climatico che avviene in un tempo brevissimo, gli animali non sono per loro stessa natura in grado di adattarsi, perché la genetica lavora in un certo modo, la selezione naturale lavora in un certo modo e ha bisogno dei suoi tempi. È in grado di sostenere il cambiamento climatico naturale, ma non un cambiamento climatico improvviso come può essere stato quello del meteorite che ha colpito la Terra. Certo. Come è il cambiamento climatico che è attualmente in corso, perché esatto. È vero che la Terra in passato è stata più calda di quanto lo è adesso, ma la rapidità con cui si sta scaldando adesso la Terra è assolutamente qualcosa di anomalo, e pertanto molti animali, molti ecosistemi si stanno gli animali si stanno estinguendo, gli ecosistemi si stanno destabilizzando, proprio perché gli animali e di conseguenza l'ambiente in cui vivono non sono in grado di adattarsi a questo rapido cambiamento, no? Bilanciare questo sbilanciamento. Chiaro.
E bene, allora, quindi con cosa ci lasci? Giusto, entro diciamo alla canzone che ho scelto. Siccome abbiamo i minuti contati come li avevano i dinosauri, facciamo un bel countdown, perché a breve ci sarà una grande esplosione. Questa è Tick Tick Boom degli Ives.